vedi di colpo il mondo oscurarsi, mentre il potere imbrattava le menti. Tutti obbedivano ad un solo nome, Cesare. Ma io non volli essere schiavo. Cesare, eccomi! Sfidai l'invincibile guerriero e morendo scelsi la vita. Libero! Quel che mi resta è un nome. Antonio Melissa, ci può raccontare la sua partecipazione in Dante in Musica e anche nella Divina Commedia Opera Musical? Perché Dante in Musica è tratto dalla Divina Commedia Opera Musical, giusto? Certo, questa è una versione concerto di quello che è l'opera musicale, e dove sono parte del cast in veste del Conte Ugolino nell'Inferno, nel Purgatorio invece Catone, e poi infine in San Tommaso all'interno del Paradiso. E vabbè, questa è una versione concerto, come ho detto prima, con un piccolo richiamo alla pop art e con la voglia di arrivare al pubblico con una forma anche differente, perché c'è sempre voglia di guidare il pubblico a capire e a riconoscere la bellezza dell'opera stessa. Lei ha preso parte a tante produzioni. Come è avvenuto l'incontro con Ortis? L'incontro con Ortis ovviamente è legato all'opera che avevo già visto, poi ci sono stati provini, è un incontro-scontro, perché ovviamente è il mio regista che ha un'idea precisa di quello che è lo spettacolo, ed è stata una crescita personale molto molto soddisfacente. E credo che sia reciproca. In questo tempo in salita, in questo mondo non mondo tra mille, una voce cortese, con veste di carezza e l'animo nobile del garbo, arriva così, come un bisbiglio, un respiro, una mite richiesta. Disfecemi, disse colui che ancor oggi purtroppo disfa. All'orecchio come al cuore, il silenzio rende ogni parola impossibile. Ricordati di me. Andrea Ortis, lo spettacolo Dante in Musica a Campobasso, cosa racconta? Racconta Dante. Certo non tutto, e certo non tutta la Divina Commedia, è diciamo un estratto, una riduzione se vogliamo, della più imponente opera musical. È un percorso che racconta i personaggi must della Divina Commedia di Dante, e in questo caso introdotti da delle letture, da delle pillole che aiutano il pubblico e che sono un po' il filo conduttore di questo racconto che portiamo appunto a Campobasso, al Parco De Filippo. Lei ha scritto i testi insieme a Gianmario Pagano, le musiche sono di Marco Frisina. Sì, Marco Frisina, un compositore diciamo conosciutissimo a livello internazionale, che ha fatto colonne sonore dei film importanti, con collaborazioni altrettanto importanti tra Carlo Rambaldi o Ennio Morricone. Gianmario Pagano è un attore cinematografico televisivo. L'idea iniziale è stata loro, io mi sono aggiunto dopo, quando nel 2017 ho preso in mano la regia, in un riadattamento poi del libretto. Lei è il regista, ma è anche attore all'interno della Divina Commedia Opera Musical. Il suo personaggio, Virgilio. Sì, un personaggio che amo chiaramente molto. E è la guida di Dante. In questa lettura, in questa chiave di lettura, non è però una guida da piedistallo, non è una guida che ha tutte le risposte, anzi, come avviene o come potrebbe avvenire in un viaggio tra due uomini, questi due uomini si stringono e non c'è più un maestro, un padre, un figlio e un alunno, no, inizia a esserci un rapporto dove si possono guardare negli occhi, dove si crea un affetto profondo, e questo affetto diventa anche un trampolino per il momento drammatico in cui Virgilio non potrà più continuare, lasciando il proprio testimone a Beatrice, ritornando nel suo doloroso limbo. È un personaggio che commuove, vedo gli spettatori, e che commuove anche me,
dovrei riuscire a tenergli un po' le briglie sciolte, le briglie insomma tenute come si dice, ma mi si aggrappa al cuore ogni volta, e ogni volta è bello poi lasciare andare l'emozione. In scena un cast validissimo. Sì, lo dice lei, però devo dire che è un cast valido artisticamente, sono professionisti insomma riconosciuti a livello nazionale del mondo del musical e del canto, e sono uomini e donne che hanno accettato un percorso molto differente dal solito, un percorso che nasce da un approfondimento, da uno studio culturale, artistico, storico, antropologico, anche riguardo al Medioevo, molto molto approfondito, e che hanno saputo ridare nel loro talento e nella loro tecnica tutte le nuance o le sfumature dell'uomo, che è quelle che racconta Dante, che per questo sono proprio moderne. Ricordati di me, che sua esperienza con la Divina Commedia Opera Musical. La mia esperienza con Divina Commedia Opera Musical, beh, ero piccola, ero molto piccola, quindi ero anche tanto spaventata da questo mondo così vasto, così importante. Sono cresciuta all'interno di questa Divina Commedia, che per me è stata una famiglia, mi ha fatto crescere tanto a livello professionale, a livello lavorativo, mi ha dato tanto, mi ha dato veramente tanto, e spero che possa essere sempre uno stimolo per me, nuovo ogni volta. Il suo ruolo all'interno di questa rappresentazione? Il mio ruolo è quello di Pia de Tolomei, una nobildonna del 1200, quindi è stato anche complicato capire come potevo entrare in questo ruolo, però in realtà poi è stato semplice, perché Dante ci parla di cose che sono attuali, quindi in realtà Pia de Tolomei è una donna che ha subito violenza dal marito, ed è oggi il mondo è pieno di tutto questo, quindi è stato bello il viaggio che ho potuto fare all'interno di questo personaggio, anche per crescere proprio io stessa. E che quel nuovo nomade d'amore pudesse oder suono di campane che paia di giorno piange e lo spettacolo Dante in musica, in programma al Parco De Filippo, quartiere San Giovanni di Campobasso. Come si articola questo spettacolo? Allora, Dante in musica è un modo per, visto che questo periodo di Covid ha bastonato l'Italia, ma in modo particolarmente grave secondo me tutto il mondo dell'arte e il teatro in particolare, perché il teatro ha bisogno di un pubblico presente, come gli spettacoli dal vivo, a differenza magari di tutto ciò che si può vedere in televisione. Quindi siamo stati fermi da marzo del 2020, e quindi per non essere fermi del tutto e nell'impossibilità di portare la Divina Commedia Opera Musical in scena, Andrea Ortis con la produzione L'Amic e Lara Carissimi, il produttore esecutivo, hanno pensato di strutturare una versione concerto dello spettacolo, non un concerto classico, quindi non musica canzone, ma un concerto con dentro anche intanto un gioco di luci particolare che si rifà un po' alla pop art, quindi un miscuglio tra 700 anni fa e pop art piuttosto particolare, e poi con del trade union dato da una voce off, dei commenti della narrazione di Andrea Ortis e dei passaggi di lettura della Divina Commedia, per legare tutto, perché i brani sono quelli dello spettacolo, cantati dagli interpreti dello spettacolo, ma legati un po' dalle terzine di Dante e un po' da dei passaggi che creano un senso a tutto quanto. Miriam Somma nel ruolo di Beatrice. Beatrice, cosa rappresenta per Dante?
Beatrice è per Dante la luce che lo spinge ad affrontare il viaggio che sta attraversando, perché lui è completamente perso, è un uomo in esilio che trova in lei il motivo per il quale affronterà il viaggio per arrivare a lei. Lei è il faro per lui, ma non stiamo parlando soltanto di una donna angelo che lo attende in paradiso, ma stiamo parlando di una donna fatta di carne ed ossa che rappresenta per l'uomo stesso un motivo, come tutte le donne d'oggi. Noi siamo il valore per l'uomo, siamo la forza dell'uomo,